Con Daniela, ovviamente abbiamo la base del trampolino e la pedana vibrante, sono i due attrezzi ginnici che sono fondamentali per perdere peso. Jump, apro e vado 4, chiudo centro 4, braccio scendono e 4, torno centro 4, su e 4, chiudo e centro. Due, centro, scendo, due, centro e apro, centro e scendo. Come sta andando? Allora, sta andando bene, mi sento veramente in ottima forma. Prima di cominciare ero abbastanza affaticata, anche se già avevo perso peso, quindi un pochino meglio stavo rispetto all'anno scorso, però adesso con questa attività fisica sto sentendo proprio i muscoli che si stanno risvegliando e dicono ci siamo, eccoci. E quindi insomma è una soddisfazione, perché era un bel po' che non mi risentivo così. Certo, sto fuori forma e questo è normale, il percorso è lungo, però li sento. Ci sono. Ma andiamo avanti, perché parliamo anche dei fitoterapici che possono aiutare Daniela a trovare o ritrovare un metabolismo più veloce, perché in menopausa il metabolismo si rallenta e anche cominciamo a vedere i centimetri che si accumulano. Così siamo partiti subito con Forscolina e Garcinia Cambogia. Forscolina e Garcinia Cambogia insieme sono anche riconosciute come Speedy Diet, un kit che metto spesso insieme su GM24. Sono due prodotti che io dedico alle donne a forma di pera, le donne che hanno un accumulo di centimetri che più o meno sono nella zona sull'esterno coscia, sul gluteo. E questi due prodotti insieme ci aiutano ad avere tanta energia, una riduzione della fame e ci aiuta con il metabolismo basale. Così cominciamo a bruciare più lipidi, che sarebbero i grassi, cominciamo a vedere meno centimetri, però dove vogliamo, e poi andiamo anche ad avere un grandissimo aiuto proprio sul senso di fame, perché Garcinia Cambogia aiuta a ridurre il senso di fame. Questi due prodotti insieme aiuteranno a Daniela a ritrovare la linea più facilmente. Allora, la mattina appena mi alzo prendo la Foscolina e mi dà molta energia, sono carica, non sento mai la stanchezza, riesco ad allenarmi, a fare tutto il resto della giornata con l'energia a mille. Arrivo la sera che quasi non sono stanca, però alla fine insomma poi la giornata si sente, però ho questa carica continua, ho voglia di fare. E poi prendo la prima di pranzo prendo la Garcinia, perché io ho sempre avuto un po' di fame nervosa e a volte mangio anche in modo un po' eccessivo, perché mi piace sgranocchiare, devo sentire proprio sgranocchiare con i denti. Con la Garcinia non ho più avuto questo problema, io mangio il giusto, quello che devo mangiare, non ho più questi attacchi di fame nervosa, perché non sento più fame, non sto bene. Sto bene così. Due, and stop, di qua faccio 4, 3, 2, passo sopra, and it's 4, 3, 2, piccolo ma più veloce, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, and up, and 4, 3, 2, rimango, and 4. Easy Drain non va preso sempre. Easy Drain è un liquido che aggiungiamo magari al nostro bottiglietta d'acqua, così sorseggiamo durante l'arco della mattinata più acqua, perché ovviamente acqua è fondamentale per il benessere. È un fitoterapico di estratti secchi che stimolano il diuresi. La diuresi è molto importante per drenare i liquidi in eccesso, per ridurre la ritenzione idrica. E messo insieme a Pharmaben, la nostra amica Daniela si troverà le gambe più leggere. Easy Drain lo prendo in una bottiglia d'acqua che bevo durante la giornata e mi aiuta ovviamente a eliminare i liquidi in eccesso e ho trovato molto giovamento anche da questo prodotto. Vi state divertendo un po', eh? L'idea è la faccia concentratissima. Siamo contenti. 4, 3, 2, proviamo a singoli. Apro, scendo.
tranquilli, tranquilli. Dolce, dolce. Daniela è in età della menopausa. Un altro problema grosso della menopausa è l'insonnia. Non proprio l'insonnia di per sé, ma una questione di micro risvegli. Se io non riesco a dormire interamente tutta la notte, faccio fatica di rigenerarmi, di avere anche più concentrazione, migliorando la quantità o la produzione di collagene nel mio corpo. Così, con Ganoderma, prendo una capsula prima di andare a letto, più o meno 40 minuti prima di coricarmi, e ti vedrà che con Ganoderma il sonno è molto più profondo, molto più ristoratore, ti svegli rigenerato, ti svegli con più voglia di fare. Questo ti aiuta anche durante l'allenamento, ma aiuta anche la pelle. Ganoderma lo prendi la sera prima di andare a letto. Come ha cambiato la qualità del sonno con Ganoderma? Guarda, decisamente meglio, decisamente, perché io ultimamente ho avuto problemi di sonno importanti, perché considera che prima delle tre non riuscivo a prendere sonno. E poi di notte, mi svegliavo spesso e volentieri, e un sonno abbastanza disturbato, insomma, non agitato, però disturbato, nel senso che non riuscivo mai a dormire veramente profondamente e per più ore di seguito. E quindi ho notato un notevole cambiamento. Due, e giù, rimango, qui faccio four. 3, buongiorno, 2, 1, and su. Bacio, bacio, bacio. Su. Ciao Gilles. L'altro braccio. Due. Be good. E in due. Questo percorso che ho intrapreso è stato un elemento, diciamo, fondamentale, perché mi ha permesso di sentirmi meno gonfia, di avere meno ritenzione di liquidi, di dormire meglio, perché mi sono sentita coccolata da questi tessuti, mi sono sentita sciolta nei movimenti, perché pur essendo attillati non hanno quella costrizione sul corpo, anzi effettuano quasi un massaggio che aiuta appunto a smuovere anche tutti i liquidi che noi tratteniamo. E quindi mi sono allenata benissimo con i Be Good e ho dormito benissimo con i Be Good. Facciamo un altro movimento allora, divertiamoci. Pensate del catwalk e la facciamo lento, facciamo 4, 3, 2, 1, marcia. Cioè farlo come se stessi veramente, ragazzi sono arrivata, energia mille. Ci sono. Energia mille con tutto questo che sto facendo, sono carica. Carica dalla mattina presto, io sono sempre stata un po' dormigliona, e adesso mi alzo alle 6:30, non vedo l'ora di cominciare la giornata, e la prima cosa che faccio dopo la colazione è l'allenamento. Di nuovo, and in 4, 3, vado, and 4, 3, 2, and up, ultima volta, 4, 3, 2, and one, rimango, 4, 3, 2, vado, and jumping jack, 4, and 4, 3, 2, and chiudo, rimango qua. And... Il trampolino è un'esperienza fantastica. Io già lo conoscevo, già avevo saltato con te in passato, poi mi ero un pochino sopita, allontanata da qualsiasi attività fisica. E adesso che l'ho ritrovato è talmente bello, divertente, ti scarica, e ti senti bene, sembra di tornare bambini, stai lì che salti, ti muovi, ti viene il sorriso mentre ti alleni. Non è un allenamento pesante, è un allenamento divertente. Allora, questo percorso dal punto di vista umano e psicologico di Daniela è stato fondamentale, perché ha ritirato fuori quella grinta che avevo un pochino dimenticato, che avevo un pochino accantonato, quella voglia di movimento, quella voglia di vivere appieno ogni momento, qualsiasi cosa l'affronto con una grinta diversa, l'affronto con la consapevolezza di poterla affrontare e di potercela fare. Qualsiasi sfida adesso mi arrivi, io la voglio affrontare, voglio provare tante cose nuove, e anche a livello dell'allenamento io voglio tornare ad allenarmi come facevo una volta.
Io ho 58 anni, non sono pochi, ma non sono nemmeno troppi. Si può fare tutto. Yes, I can. Daniela vuole fare un augurio a se stessa di affrontare ogni giorno come fosse il primo giorno della nuova vita, non l'ultimo, il primo, perché c'è un grandissimo percorso davanti a me da dover fare, ma in tutto. Questo è il mio augurio, di avere sempre questa voglia di andare avanti, di vivere pienamente ogni istante della mia vita.